rimasero io ti ho preparato da mangiare, no? E non aspetti tuo padre? Ancora con questa storia, ma... Oggi la vicina di casa mi ha detto che la figlia il mese prossimo si sposa. Voglio vedere quando mi farai felice anche tu. Vai, ma lo sai che non ho tempo per queste stronzate. Se sapessi com'ero bella il giorno del matrimonio, quando mi sono sposata con tuo padre. Il nostro è stato un matrimonio semplice, tra parenti. Sì, dai, ma mangiamo. Meglio. Basta, ma basta. Papà è morto, non tornerà mai più. Per favore. Per favore. Vai avanti, fai qualcosa. Non lo so, ma non possiamo continuare così. Vai avanti. Lo so perché mi guardi in quel modo. Non disprezzarmi. Ho vissuto una vita intera con lui. Anni e anni vicini. Ma tu lo sai, te lo raccontava sempre. Ricordo ancora il nostro primo incontro. Lasciami almeno la speranza, che mi importa. So solo che il treno ritorna sempre e comunque alla stazione da cui è partito. Ed è lì che lo rincontrerò ancora una volta. Ancora per un attimo. Sì.